Buongiorno dai padiglioni della Fiera di Rimini e in particolare dalla mostra dedicata a Don Luigi Giussani. Il meeting di quest'anno infatti coincide con la ricorrenza dei 100 anni dalla nascita del fondatore di Comunione e Liberazione e questa mostra è l'adattamento di una più ampia mostra virtuale che permette a chiunque di conoscere la figura e l'opera di Don Giussani. Al curatore della mostra, Roberto Fontolan, chiediamo allora innanzitutto com'è strutturata questa mostra virtuale visitabile da chiunque digitando mostra.luigigiussani.org. Sì, hai detto benissimo, grazie di questa opportunità. È una mostra totalmente virtuale, disponibile online, quindi che supera, diciamo, i confini spazio-tempo, per dire una cosa un po' fantascientifica, perché è fruibile da qualsiasi punto del mondo, è anche prodotta in 5 lingue, tra poco ne uscirà anche la sesta, che è il portoghese. Sostanzialmente è una mostra di video, no, di una serie molto nutrita e molto numerosa di video, costruita in 5 spazi, in 5 ambienti. Il primo ambiente è una hall d'ingresso, segue una galleria di testimonianze, sono circa una trentina di persone tra personalità della Chiesa, della cultura e della vita quotidiana che danno un breve commento sulla figura di Don Giussani, come loro l'hanno intercettata. E poi seguono a questa 3 sale in cui è possibile incontrare virtualmente, diciamo, Don Giussani attraverso brani di sue conferenze, testimonianze, incontri, eccetera. Ecco, quali sono i tratti della personalità e del carisma di Don Giussani che la mostra sottolinea? Ma io penso che un tratto fondamentale di questa mostra, ed è un po' l'impostazione che abbiamo scelto, perché diciamo è molto vasta la produzione, le modalità, le possibilità di approccio a una figura come quella di Don Giussani, è il suo tratto di universalità, la sua capacità di parlare direttamente, in modo diretto, come dire, all'essenza, al cuore dell'uomo, sviluppato in diversi momenti, cioè il senso della vita, l'io, il senso della creaturalità, dell'essere creatura, le domande, le grandi domande dell'esistenza, il suo modo di proporre l'incontro col Vangelo, con la figura di Gesù, che è una sezione della mostra, la terza sala, e infine si compie questo cammino con il suo alcuni sprazzi, alcuni squarci legati al suo modo di raccontare il senso religioso, che poi è il nome del suo libro più famoso e più tradotto nel mondo. Grazie Roberto Fontolan. Concludiamo con una breve riflessione sulla figura di Don Luigi Giussani del Cardinale Matteo Zuppi. Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana è stato uno degli ospiti principali di questa edizione del meeting. Al termine della sua riflessione la linea tornerà alla rete e io vi ringrazio per l'attenzione. Penso che davvero una lezione, una testimonianza soprattutto, non è una lezione, una testimonianza che ha ancora tanto da dare e che anche è affidata a chi ha potuto godere e vivere delle sue parole, perché a loro volta diventino testimoni e diventino capaci di creare altre esperienze, altri avvenimenti, altri fatti che possano far conoscere il Signore Gesù a quelli che in tanti modi lo cercano.